con la bolletta sportiva dedicata alle scommesse del weekend ed iniziamo subito a vedere quali sono i nostri consigli per la bolletta da giocarsi sabato 20 settembre 2014. E partiamo dalla Premier con il Liverpool che vuole riscattarsi dopo la sconfitta della scorsa settimana. In Spagna il Bilbao e l'Atletico hanno due impegni casalinghi abbordabili. In Serie A, big match a San Siro tra Milan e Juventus. Prevediamo spettacolo e soprattutto tanti gol. In Germania, l'Hannover vuole la vittoria in casa del Paderborn. Chiudiamo con la Serie B, con l'esordio di Sannino sulla panchina del Catania contro il Modena. Ma ricapitoliamo insieme. West Ham-Liverpool giochiamo 2, quotato ad 1,70. Atletico Bilbao-Granada giochiamo 1, quotato ad 1,40. Atletico Madrid, Celta Vigo, giochiamo 1, quotato ad 1,45. Milan, Juventus, giochiamo over, quotato ad 1,95. Paderborn, Hannover, giochiamo 2, quotato a 2,45. Catania, Modena, giochiamo 1, quotato a 2. E con un importo scommessa di 5 euro potrete vincere 181,77 euro. Per la bolletta di domenica 21 settembre partiamo subito dalla Serie A. Il Napoli vuole ripartire in campionato e prova a farlo al Friuli contro l'Udinese. Il Torino, dopo l'impegno europeo, cerca la vittoria contro il Verona, mentre la Fiorentina cerca punti a Bergamo contro l'Atalanta. In Premier, big match tra Manchester City e Chelsea, favoriti gli uomini di Pellegrino. Chiudiamo con la Francia, il PSG ospita il Lione per ripartire in campionato. Ma ricapitoliamo insieme. Udinese-Napoli giochiamo 2, quotato a 2,25. Torino-Verona giochiamo 1, quotato ad 1,93. Atalanta-Fiorentina giochiamo X, quotato a 3,20. Manchester City-Chelsea giochiamo 1, quotato a 2,40. Paris Saint-Germain-Lione giochiamo 1, quotato ad 1,40. E con un importo scommessa di 5 euro potrete vincere ben 245,12 euro. Prima di salutarvi vi ricordo come sempre che potete seguire tutti gli aggiornamenti, i focus sportivi e gli eventi del Mediano Sport sul sito sport.ilmediano.it o ancora sulla pagina ufficiale Facebook Il Mediano Sport o sui profili Instagram e Twitter sempre Il Mediano Sport. Intanto vi mando un bacio ed in bocca al lupo!